Gli speciali di Goi TV. Benvenuti a questa edizione speciale del telegiornale di Goi TV. Abbiamo approfondito il tema massoneria e risorgimento nel film muto in occasione del seminario che su questo argomento è stato organizzato dal Servizio Biblioteca e dal Collegio Circoscrizionale del Lazio del Grande Oriente d'Italia. Film come La presa di Roma di Filoteo Alberini, Dalle cinque giornate di Milano alla breccia di Porta Pia di Silvio Laurenti Rosa e I carbonari attribuito a Gustavo Serena hanno decisamente contribuito alla diffusione di una pedagogia laica nel panorama politico, culturale e sociale dell'Italia a cavallo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Particolarmente importante è l'opera di Filoteo Alberini, recentemente restaurata dal Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale, che fu realizzata nel 1905 e proiettata a Porta Pia in occasione del 35° anniversario della Breccia, dando vita ad un evento di forte impatto sull'intera città per la sua dimensione popolare. La presa di Roma viene considerato il primo film a soggetto realizzato nel nostro paese. Prima di allora come si caratterizzava la cinematografia italiana? Ma Filoteo Alberini è indubbiamente uno dei grandi innovatori fra i pionieri del cinema italiano. Prima di quell'epoca erano stati realizzati dei film che si potrebbero definire a soggetto, ma erano delle brevi comiche, per lo più possiamo definirli sketch. Con La presa di Roma, Filoteo Alberini sperimenta per la prima volta un racconto cinematografico sceneggiato e articolato narrativamente in più quadri,
inventando in un tutt'uno quello che può essere il primo embrione di quello che poi sarà il lungometraggio narrativo e insieme anche un genere, il film storico, che per l'Italia, per il cinema italiano, è stato un film ricco poi di esempi illustri. Un film, quello di Alberini, con intenti pedagogici, riaffermare il valore della laicità, piuttosto che un film di ricostruzione storica. Questa esigenza derivava dal fatto che Alberini fosse un massone? Senz'altro il fatto che Alberini appartenesse alla massoneria è legato a questo intento pedagogico, in quanto la massoneria, ma tutte le istituzioni laiche dei primi del Novecento, tentano appunto di infondere, soprattutto nelle classi più popolari, questo culto del risorgimento che serve quale aggregante per un'identità nazionale che non c'è ancora in Italia. Quello che stiamo ascoltando in sottofondo è l'accompagnamento musicale del film La presa di Roma, realizzato dal maestro Bruno Battisti Damario, presidente del Collegio Circoscrizionale del Lazio. Presidente Damario, a cosa si è ispirato per la realizzazione della colonna sonora di questo film? Ma mi sono ispirato sicuramente alla pregnanza delle immagini stesse. È stata un'emozione, non è stato facile coniugare un linguaggio moderno con questo tipo di immagini, però è stato, devo dire, esaltante. Mi sono anche divertito. Un arrivederci al prossimo appuntamento sulle iniziative del Grande Oriente d'Italia. Gli speciali di GoiTV.